Ci spostiamo un attimo a Perugia. Sommarie informazioni testimoniali rese dal professor Mario Bellucci il 14 maggio 2002 al PM di Perugia, dottor Mignini. Dopo la morte di Narducci sulla stampa fiorentina, dice questo Bellucci, si alludeva al Narducci come coinvolto nei delitti del mostro. Ricordo anche che qualche tempo dopo la sua morte apparvero sulla stampa fiorentina degli articoli. Qualche tempo dopo la sua morte, quindi già anni prima, vabbè, che alludevano ad un possibile coinvolgimento di Francesco nella vicenda. E so che il professor Ugo, cioè il padre di Francesco, tramite il legale di fiducia fece arrivare una sua diffida al giornale, diffida che fu poi pubblicata. Vabbè, quale giornale non si sa, Stampa Fiorentina. Nulla so di eventuali conoscenze fiorentine di Francesco. Anche tale figura, ritenuta dagli inquirenti, dice la sentenza, ritenuta dagli inquirenti di una qualche importanza, in quanto dovrebbe servire a integrare e riscontrare le dichiarazioni di altre persone informate sui fatti, non appare aggiungere nulla di significativo al quadro accusatorio, anche perché, oltre a riferire circostanze apprese ed è relato dal Pacciani nell'ambito della sua attività difensoriale, risultano smentite dalla principale PIF, persona informata, Ghiribelli, nonché dallo stesso Pacciani, trovando una vaga conferma per il solo riferimento alla Marisa di Massa, in un ambito tuttavia che non apporta alcun significativo contributo alla ricostruzione dei fatti, anche perché riferire di dialoghi col proprio assistito, non so. In conclusione, per quanto riguarda tale aspetto della vicenda, secondo l'assunto accusatorio si sarebbe acclarato da un lato che i festini erano legati ai delitti, essendosi acclarati i luoghi dove avvenivano, cioè via Faltignato, la sfacciata abitata da Reinecke e da Parker, frequentata dagli intellettuali e la cocaina e tutto. Alcuni dei protagonisti erano i medesimi, secondo l'impianto accusatorio, almeno quelli femminili più importanti, ma non appare acclarato il coinvolgimento del Calamandrei nei due distinti luoghi. Infatti, la Ghiribelli ne ha parlato in maniera del tutto contraddittoria, in alcuni casi negandone la presenza, in altri ammettendola. La Nicoletti, attenzione perché l'uso delle parole non è secondario, ammettere significa dover dire qualcosa che va a proprio danno. Quindi è un uso improprio del verbo ammettere, l'ho notato spesso. La Nicoletti, che più direttamente avrebbe dovuto parlarne per cognizione di causa, avendo abitato stabilmente sino all'anno 84 in via Faltignano, non ne ha mai parlato e neanche la Pellecchia l'ha Miniati. Altri testi ritenuti attendibili nel processo Vanilotti, cioè il Nesi e il Pucci, ne parlano solo de relato e senza una conoscenza diretta, limitandosi a riportare per lo più voci correnti nel paese. Le donne che apparentemente facevano le virgolette qui, le cose più forti erano Milva Malatesta, la Candido Veronica, cioè Marisa Di Massa, con le ragazze minorenni da lei portate, i minori che si accoppiavano tra loro mentre gli uomini presenti li guardavano o facevano anche loro sesso con i bambini. Pestelli Enzo, droghiere del negozio vicino alla casa di Indovino, ha confermato la frequentazione della casa da parte di ragazze molto giovani. Il Sertoli, va bene fin qui, e la sua ex moglie Bagnoli hanno riferito di una visita effettuata negli anni 60 dal Calamandrei a casa dell'Indovino per goliardia, avendo peraltro notato il Sertoli una certa loro familiarità, essendosi salutati con calore, aggiungo io, tutti vanno in farmacia. Tale particolare non appare corroborato da altri e più significativi riscontri, avendo escluso lo stesso Sertoli di essere mai andato con l'odierno imputato con prostitute o che nell'abitazione dell'Indovino avesse notato nell'occasione qualcuna di quelle donne. Alla villa sfacciata, lo spettacolo dei festini a luci rosse sarebbe stato dello stesso tenore, adesso i caloriferi sono bene in funzione, e anche le protagoniste femminili erano identiche. Secondo l'impianto accusatorio, Milva Malatesta, Marisa Di Massa con la sorella, come pure il contenuto dei festini e delle orge. A seguito, quindi con questi bambini che si spostano da una sede all'altra, a seguito dell'intervento dei carabinieri a Giogoli nell'83, però il tedesco e il nero Ulisse, che però non appare acclarato vivesse in quel posto, avevano dovuto cessare tale loro attività, essendosi allontanati, virgolette, qui a gambe levate da quell'abitazione. Gli omicidi però sono continuati 84-85.
In tutto tale contesto, la presenza dell'odierno imputato si riduce in spazi del tutto residuali, essendo collegato solo alla prostituta Giovagnoli e non alle altre, le quali non hanno fornito alcun significativo particolare sulla sua persona. Dalle dichiarazioni sopra riportate, l'odierno imputato appare ben lontano dalla figura di una sorta di trait d'union tra i due presunti e diversi gruppi tracciata dalla prospettazione accusatoria, la quale, anche sotto tale profilo, presenta non poche lacune e contraddizioni anche evidenti. Magia, diavoli, eccetera, sono emerse, ma non vi è prova alcuna, che abbiano avuto una qualche influenza con riferimento ai delitti, appunto, magia, diavoli, mondo dell'occulto. Si parla del tedesco Reineke, il quale aveva una compagna svizzera con cui coabitava la dépendance della villa alla sfacciata, che si occupava di magia, asserendo di essere una sensitiva. Quest'ultima, la svizzera, vabbè, aveva riferito ai carabinieri, senza nome, che aveva sentito, prima di vederli fisicamente, aveva sentito, percepito, che nel furgone dei tedeschi c'erano dei morti. Ma il suo compagno Reineke li aveva visti la mattina prima del ritrovamento ufficiale da lui fatto la sera. Quindi, più che sentito coi sensi, l'aveva sentito da lui. Il figlio Marco, uno dei tre figli del Reineke, lo ha descritto come, lo ha descritto, immagino il padre, qui non è proprio preciso, lo ha descritto come una persona vestita di nero, con collane e bracciali, con diavoli e simili. Anche nei confronti del Pacciani, gli atti del processo a suo carico contengono elementi del genere. Sono state rinvenute pubblicazioni sul diavolo nelle perquisizioni effettuate nella sua cella, ma non è esattamente così. Ci sono molte persone che credono a questo genere di cose o che le praticano. Io sono cresciuta, come vacanza, intendo, in un ambiente luminoso, lo avrebbe definito Carlo Levi. In un ambiente del sud, ultracattolico, ma con delle risonanze precristiane, si faceva riferimento a delle entità, c'erano, ricordate, sempre Cristo si è fermato a Eboli, i monachicchi che avrebbero, diciamo, influenzato le nostre azioni di tutti i giorni, non lo so, se improvvisamente senti un prurito, è stato un monachicchio. Ci sono, degli aspetti della vecchia Italia che qui vengono completamente dimenticati perché fa comodo così. Quindi altarino con cui Pacciani celebrava una sorta di messa domenicale, certo, era a suo dire religioso. Il Pacciani durante le udienze invocava Dio il diavolo, riferendosi a che aveva commesso e partecipato ai delitti per cui veniva processato. Vabbè, il suo torto è stato quello di farlo ad alta voce, ma insomma penso che dentro di noi, se ci riteniamo accusati ingiustamente, altro che il diavolo. Altro personaggio, il mago Indovino, ne ha parlato ampiamente la Ghiribelli. Nella casa di Indovino, alcune pif, in primis lei, riferivano che avvenivano riti, galline scozzate, eccetera, eccetera. Tutto smentito da altri soggetti, quali Pellecchia o Nicoletti. Ci sono anche le dichiarazioni rese dal Sertoli circa la visita effettuata al termine di una cena. E da un gruppo di persone su indicazione del Calamandrei, che era in conoscenza col predetto, ce lo sembrava. Questo aspetto risulta contraddittorio e comunque non provato, trattandosi di sospetti e congetture, eccetera, eccetera. Secondo la prospettazione accusatoria, si sarebbe appurato che i cosiddetti festini orge venivano organizzati nelle due distinte case, eccetera, eccetera. Via Faltignano, nella casa accanto viveva un'altra prostituta giovanissima, Milva Malatesta, quella deceduta col figlio. L'altra è un appartamento che era in dépendance della villa alla sfacciata, con la chiesetta sconsacrata, vicino al luogo di due omicidi, perché in effetti non c'è solo Giogoli, anche Scopetti è ritenuta non troppo lontana dalla sfacciata. Ecco qui. Parliamo della dépendance. Dagli accertamenti è emerso che detto immobile era sicuramente nella disponibilità del tedesco Reineke. Non appare acclarato invece che avesse come ospite fisso il nero Ulisse. Acclarato, non è sicuramente accertato. Quindi Ulisse Parker, indicato dal Vani, quel colloquio con Nesi su cui stendiamo un velo. In una nota dei carabinieri 25/11/83, in un appartamento di un caseggiato proprietà di Martelli Martino, situato in via dei Giogoli, abita il cittadino americano di colore Parker Mario Robert.
non sono più abituata a sentire di colore, il quale, oltre all'autovettura Citroën Visa targata Firenze A, eccetera, di colore rosso, alt. Ma voi ve la ricordate? È una macchina scodata, era, per giunta qua rossa. Dispone anche della Fiat 126 bianca targata Livorno. Tra le due prese d'aria, eccetera, eccetera, posteriormente c'è un adesivo indicante il limite di velocità. Questo fu importante perché detta autovettura risultava identica a quella notata dalla guardia giurata Celio Orlando, che ricordava proprio anche il limite di velocità. Una volta si metteva, che tenerezza. Beh, abbiamo sempre tutti un po' dato per scontato per anni che Parker guidasse questa 126. Il Parker veniva interrogato e nella circostanza, lì per lì interrogato, poi lasciato libero, cioè, di andarsene, veniva interrogato e affermava era andato a abitare nella via di Giogoli il 19 ottobre di quell'anno. A mio parere comunque ci sia andato ottobre, non lo malleva da nulla perché se è andato lì intanto perché evidentemente conosceva il posto, uno non è che si sveglia la mattina e va a stare alla sfacciata. Ecco. E poi pochi giorni dopo, insomma un mese dopo il delitto. E sempre dice il Parker che aveva in disponibilità l'autovettura 126 su indicata appartenente alla madre Beltramini Mara, ce l'aveva dalla prima decade del mese di ottobre 93, dice lui, per cui la vettura notata dall'anzidetta guardia giurata non poteva essere la sua. Il Parker. Va bene, circa l'abitazione dice: dal 19 ottobre abito in un appartamento di proprietà di Martino Martello in via di Giogoli 26. Prima di allora abitavo in Firenze, ove domicilio dalla fine, poi domicilio non è residenza, dalla fine del 79 perché esercito la professione di stilista. La PG fa ulteriori approfondimenti su Reineke, la fidanzata e su Park ed era emerso che non esisteva alcuna traccia del soggiorno del Parker negli appartamenti del Martelli, così come dallo stesso dichiarato ai carabinieri nell'83. Cioè, è Parker che dice di averci abitato, ma non risulta forse una residenza? Però lui lo dichiara. Infatti, detta circostanza risultava smentita da plurime informazioni di varie persone, legate al Parker per lavoro, per conoscenza, amicizia. Il primo soggetto che venne all'epoca sentito quale Pif fu Pratesi Attilio, uomo di fiducia di Martino Martelli, proprietario all'epoca dei delitti della Villa La Sfacciata, addirittura dal 1968 fino agli inizi degli anni 90, il quale, in data 1 agosto 2003, oltre ad indicare gli occupanti nel tempo dei vari appartamenti affittati, tra cui anche la dottoressa Impresa, proprio Impresa al nome, presentata al Martelli dal funzionario di polizia Marcello Carmineo. E io lo so che lo chiamate sempre Carmineo, l'ho conosciuto, si chiamava Carnimeo con la N, che andava a trovarla, perché lui era a Firenze all'epoca in servizio, in effetti, che andava a trovarla, tra l'altro riferiva questo signore, questo Pratesi, perché poi qui ci si perde, no? Il custode. Escludo categoricamente che presso gli appartamenti annessi alla villa vi abbia abitato negli anni 80 un cittadino americano di colore. Lo avrei visto in quanto io giravo per tutta la proprietà e mi occupavo di tutta la manutenzione della stessa. Gli veniva mostrato un album con la foto di Parker e dichiarava: escludo che la persona raffigurata abitasse negli appartamenti annessi alla sfacciata. Annessi vuol dire che stavano nella dépendance, cioè ce n'ha più di uno, eh. Non l'ho mai visto, il nome non mi dice niente. Può darsi che vi abbia abitato dopo che io sono andato in pensione nel 92, ma abbiamo visto che questo a un certo punto se l'era data. E così. Anche perché quando lavoravo alla sfacciata io ero tutto il giorno in giro nella proprietà e quindi lo avrei per forza notato. Ribadisco di non averlo mai visto, eccetera. Non ricordo il nome, una persona così l'avrei notata. Non l'avrei dimenticata, stavo sempre nella villa, conoscevo tutti gli inquilini. Dovete considerare che più volte ero io a indicare al postino che doveva recapitare corrispondenza dove abitavano i destinatari della stessa. Perché i citofoni di queste ville mai esistono, non esistono, i nomi non ci sono mai, sono nomi strani. E quindi insomma c'è poco da fidarsi un po' di tutto qua. A proposito della presenza nella villa di una Fiat 126, il Pratesi riferiva:
Non mi risultano Fiat 126 presenti nel complesso e appartenenti agli inquilini che si sono succeduti nel tempo. A proposito di Reineke, diceva, un tedesco di nome Rolf, uomo di circa 45 anni, molto alto e grosso, capelli biondi sul rossiccio radio, non ricordo che attività svolgesse, aveva allacciato una relazione con una signora svizzera che abitava nell'appartamento sito a fianco al suo, sempre all'interno della villa alla sfacciata. Non ricordo il nome della signora svizzera, posso dire che era molto alta, capelli lunghi, ricci biondi, corporatura molto robusta, credo non svolgesse alcuna attività lavorativa. Il Rolf aveva una grossa auto, forse una BMW di colore scuro. Non aveva una Mini 90. Adesso viene fuori una BMW di colore scuro. Sono a conoscenza che lo stesso è la persona che negli anni 80 aveva rinvenuto i cadaveri. Mi disse che la targa del furgone dei tedeschi era della sua città. Fu lui ad accorgersi per primo, andò via dalla sfacciata, credo, dopo l'84 e comunque dopo che era morto Martelli Martino. Andò via insieme alla cittadina svizzera con la quale aveva una relazione. Aveva l'abitudine di bere molto. La signora svizzera mi raccontò che la prima sera che conobbe Rolf, quest'ultimo si avvicinò a lei mentre era seduta davanti al piazzale del suo appartamento, sedendosi accanto a lei. Nell'occasione Ross si scolò tre birre ubriacandosi e in seguito, mentre si alzavano, la donna vide che lo stesso aveva una pistola che teneva infilata nella cintura dei pantaloni e mi disse che non le piacevano le persone in quel modo. Meno male che non le piacevano, si è messa con lui. Il Ross era un po' strano, specialmente quando beveva diventava prepotente. Sempre, questo è il custode che parla. Era un tipo schivo, sempre da solo, ma come aveva la compagna svizzera? Vabbè. Non ricordo qualcuno andasse a trovarlo. Quando venne ad abitare la Svizzera, ricordo che il Martino Martelli mi disse che aveva dato l'appartamento in affitto per 100.000 lire al mese ad una ragazza svizzera che viveva da sola. Appartamento grande di quattro stanze. Mi sembrò strano che una donna sola avesse preso un appartamento davvero molto grande se si considera che le stanze erano molto ampie. Per molto tempo veniva a trovare questa Svizzera un omino piccolo che la donna mi disse era originario di Napoli e faceva il posteggiatore. In effetti notai che l'uomo indossava in testa un cappellino con la visiera di quelli che di solito usano i parcheggiatori. Vi ricordate quante volte in omini con la visiera si volle identificare il Pacciani? Vedete, ce n'era un altro che girava. E di certo Pacciani non poteva fare l'accento napoletano. Della Svizzera, continua qui Pratesi, ricordo che aveva un'autovettura A112 di colore bianco. Ecco, una vettura piccola, due volumi, bianca, era la sua, casomai, e non di Rolf. Ecco perché Rolf forse aveva avuto difficoltà nella manovra, perché aveva un BMW, non certo una Mini 90. Quando poi la Svizzera conobbe e si mise col tedesco, l'omino napoletano scomparve. Questo omino napoletano poteva essere alto 1,60 m, era proprio piccolo di statura e aveva il viso tondo. Io quando andavo via dalla villa lo lasciavo insieme alla Svizzera, ma non so dire se a una certa ora andava via o se pernottava nell'appartamento della Svizzera. Il tedesco, dell'idea che mi ero fatta, era una persona con tanti soldi, si vedeva che era una persona che stava bene. Il Martino non mi spiegò mai come aveva fatto a trovare questo inquilino. Il tedesco venne ad abitare dopo circa un anno dalla donna svizzera. Quando i due sono andati via insieme non l'ho più rivisti e mai più incontrati. Il tedesco aveva lasciato il suo appartamento per andare ad abitare in quello della Svizzera che era più grande. E nell'appartamento del tedesco andò ad abitare una certa Cobetto o Cometto. Da quello che ricordo aveva il marito o due o tre figli, gestiva negozi di scarpe di Varese, gestiva dei negozi di scarpe di Varese e di abbigliamento Benetton, anzi di borse a Pontassieve. Il marito aveva un Mercedes 5000 scuro, già in tre righe c'è già di che agitarsi, perché qui parliamo di scarpe, il settore di Nadine o anche dell'altra coppia vista a Bologna, perché sapete che da tutto quanto abbiamo letto qui c'erano due coppie di francesi con la Wolf che si interessavano della fiera di Bologna. Mercedes 5000, mamma mia ragazzi.
Sbracci Adriana, ex moglie di Martelli Franco, figlio di Martino, sentita in data 1 agosto 2003, riferiva di aver abitato nella villa La Sfacciata dall'83 all'88, da 98, scusate, data in cui la villa fu venduta. Tra gli inquilini ricordava il tedesco Reineck, ma non che vi avesse abitato un cittadino americano di colore e di non aver mai sentito nominare il nome di Parker. Cioè, incredibile, loro lo dicono e quindi va bene quel che dicono loro, a onta del fatto che Parker avesse detto di abitarci. Chiaro, nel 2003 Parker non c'è più, ma fino al 96 c'era. Ed era stato d'altra parte citato già all'epoca. De Giorgio Amelia, convivente negli anni 80 di Martelli Franco, altro figlio di Martino, qua si sbaglia, l'ha già nominato prima Franco, vabbè, sarà un altro. Negava nel 2003 categoricamente che nella villa in quegli anni vi avesse abitato un americano di colore. La circostanza veniva negata anche dalla figlia della predetta Francesca Reger, anche lei abitante in quegli anni nella villa. Pieri Violante, figlia dei proprietari della villa di Via Fortini, cioè questa qui, cioè questa dove aveva abitato lui, Parker, prima di prendere il domicilio in via di Giogoli, quindi Villa Fortini, scusate, sentita il 30 luglio 2003, riferiva che la propria famiglia aveva abitato in quella villa dalla data dell'acquisto 1965 fino al 1982 circa, allorché fu venduta a seguito della separazione dei genitori. In relazione al Parker, riferiva che si trattava di un amico di famiglia che abitava a Livorno e che aveva frequentato la villa di Via Fortini, nella quale la madre gli aveva messo a disposizione una dependance annessa alla villa dove l'amico alloggiava quando veniva a Firenze. Del Parker raccontava: era per me come un fratello, persona dolcissima, spiritosa, vestiva elegantemente, curato nella persona, molto alto, circa 1,90 m, corporatura adeguata all'altezza, non passava inosservato. Personalmente non ha mai dichiarato di essere gay, ma sapevamo tutti che lo era. Aveva un orologio tipo Rolex, mi pare di ricordare un Submariner, ore acciaio. Non ne sono assolutamente certa. Questo è uno strano riferimento che mi sembra dettato da una domanda, ma chissà perché. Quando Robert frequentava la villa di Via Fortini, lavorava presso la ditta Gibò di Tavernelle, che produceva abbigliamento. Non ricordo se era disegnatore o seguiva la produzione. Si trasferì poi a Milano a lavorare per Prada. Dapprima viveva a casa in affitto in via Castelmorrone, dove io sono stata anche ospite. Successivamente acquistò un appartamento al piano alto di uno stabile, sito forse nella stessa via, comunque vicino all'altro appartamento. Era piccolo, bello e curato. Circa le amicizie del Parker raccontava: è sempre stata una persona molto riservata, non mi ha mai raccontato la sua vita privata. Sono comunque a conoscenza che la sua migliore amica era la signora Silvia, che abita a Milano e io ho conosciuto. Poco prima che Robert morisse mi sono recata a Milano a trovarlo e la signora Silvia mi viene a prendere alla stazione. L'ultima volta che vidi Silvia fu in occasione del funerale di Robert, ma che si è svolto a Pisa, in quanto lui era ricoverato presso l'ospedale della città. Silvia aveva 40 anni, capelli circa 40 anni, castani, alta, magra, aveva figli, posso presumere, conosciuta dai genitori di Robert. E quanti genitori aveva non si sa. Masi Barbara, inquilina dei Martelli, in un altro appartamento di Giogoli, eccetera, dichiarava di non sapere che in quegli anni lì avesse abitato un uomo di colore, non lo riconosceva nelle foto. Arriviamo a Beveridge Elisabetta, madre di Pieri Violante. Madre di Pieri Violante. Ora voi sapete che le ultime versioni su Parker lo danno come figlio adottivo della Beveridge. Sentita l'11 settembre 2003, dichiarava su Parker: era il mio figlio adottivo. Lei dice così, cioè verbalizzata così, sembra che lo avesse adottato formalmente. Si può adottare anche un adulto, d'altronde, un maggiorenne, anzi è molto più facile. Lei dice così, ma poi, sin da quando aveva 15 anni, per 7 anni ha vissuto con me in via Fortini a Firenze, in una dependance. Poi nell'81-82 ho venduto la villa a tale Ferretti, Bob andò a vivere a Milano, credo per 3 o 4 anni, dove lavorava per Prada e per Gucci, sicuramente. Negli ultimi 2 anni di vita tornò a Firenze lavorando per Gucci e andò ad abitare in via dei Serragli. Durante gli anni in cui Bob ha vissuto a Milano, è capitato io sia andato a trovarlo, lui è venuto a trovarmi, io lo ospitavo, oppure andava a Livorno dai suoi genitori. L'ultima estate è stato con me ospite nella mia casa di Positano, per me era uno di famiglia. Sono
Circa altre abitazioni del Parker, specificava, non mi risultano altre abitazioni di Bob a Firenze, lo avrei saputo dato il rapporto che avevo con lui. Sulle amicizie a Firenze, Bob non ne aveva, secondo lei, oltre ai titolari della ditta Gibò. Aggiungeva, so che aveva un'amicizia a Grosseto di un ragazzo che è morto anni prima di lui ed un altro amico, anche lui italo-americano, che morì in un incidente con la moto circa 10 anni fa. Anche questo italo-americano era alto come Bob, uno splendido ragazzo, studiava per dentista. Alla domanda specifica, se le risultassero frequentazioni di Parker a Firenze o di ville vicino a Firenze o Scandiccio in Pruneta, lo escludeva categoricamente, riferiva. Lo escludo perché ero io che conoscevo un po' tutti e quindi anche le persone che frequentava Bob. In pratica Bob me lo portavo dietro io. L'unica cosa che lui fece senza di me, che io sappia, fu una sua partecipazione ad una festa del famoso Jelly. Mi disse che lui conosceva la figlia, era stato invitato. Mi raccontò che era una cosa da morire dalle risate perché si trattava di gente bussa, nel senso che non erano signori, cioè secondo lui erano dei cafoni. In relazione al tipo di macchina posseduta dal Parker, dichiarava lei, non ricordo che macchina avesse Bob in quegli anni, ma comunque non si trattava di una macchina di lusso e so che era una macchina normale e gli è stata rubata a Milano. A domanda specifica rispondeva, non mi risulta avesse in uso una Fiat 126 di colore bianco, non l'ho visto mai con un'auto simile, mi sembra impossibile, potesse guidarla perché era molto alto. L'ufficio le fa presente che Parker nell'83 utilizzava proprio una Fiat 126, notata in via dei Giogoli, eccetera, rispondeva, cioè Parker rispondeva a suo tempo, faccio presente di essere andato spesso alla villa dei Martelli, essendo amica di tutti i proprietari, chiedo scusa, è lei che risponde, qui è scritto malissimo. Sono stata spesso al ristorante Giogoli, che appartiene alla villa, gestito da uno dei nipoti dei Martelli, forse Guido. All'epoca era di moda frequentare il ristorante e può essere capitato che qualche volta ci sia stato Bob con gli amici della moda. Io non ci sono mai stata con Bob. Sì, non c'è una relazione con la 126. Comunque, ancora, richiestole se le risultasse Parker avesse detto di abitare in una pertinenza di Villa Martelli o comunque di avere una casa a Giogoli, rispondeva assolutamente no. Mai. Lo escludo, in questo caso l'avrei sicuramente saputo. Bob, ripeto, che per me era come un figlio, quindi elettivo, non adottivo. Me ne avrebbe parlato. Dovete sapere che quando è ritornato a Firenze per lavorare da Gucci, l'ho aiutato a cercare casa e poi è stato lui ad averla trovata in via dei Serragli e l'ho visitata anch'io. Non è possibile che abbia abitato in quella zona perché, come ho spiegato, dopo che è andato via dalla mia casa di via Fortini nell'81-82, andò prima a Livorno e poi a lavorare a Milano, dove andai a trovarlo. Infine riferiva, ripeto, che Bob ha vissuto con me circa 7 anni, poi è andato a Milano. Se controllassi le foto e la data delle vendite della villa, potrei essere più precisa. Bob vestiva sempre elegantissimo, talvolta indossava un cappello tipo borsalino. La PG nella citata nota riferiva anche che dagli accertamenti svolti sul conto di Parker, avendo individuato le autovetture da egli posseduto, il Parker aveva individuato le vetture da egli possedute, ed eccole, una BMW Touring, una Golf GT Turbo, mi piacerebbe sapere i colori, però, una Citroen Visa, scodata, è quella scodata, una Volvo 240, la 126 era della madre, fin qui è stato detto sempre così, fino a prova contraria. Parker risultava deceduto per cause naturali presso l'azienda ospedaliera di Pisa e la causa iniziale della morte era dovuta ad AIDS e per causa intermedia complicazione con sarcoma di Kaposi e causa terminale che ne ha provocato direttamente il decesso, edema polmonare acuto. La questura di Milano riferiva che anagraficamente era residente in via Castel Morrone. Era conosciuto come omosessuale, persona educata e rispettosa. L'utenza, quell'utenza, Castel Morrone, era stata assegnata il 9/9/86. Quindi, insomma, Parker non se l'era proprio data a gambe, come dice l'accusa. Parker se n'era andato a Livorno, poi a Firenze, poi a Milano, cioè stava lì, era reperibile.
Siete voi che non l'avete cercato. Per quanto concerne il Reineke, la fidanzata svizzera, la PG riferiva che gli ulteriori scusate, accertamenti avevano consentito di rilevare che l'ultima traccia dei predetti risaliva all'84. Accertamenti anagrafici, archivi del CED, Questura di Prato, dove in teoria c'era la sede di lavoro del tedesco, esito negativi. Negativo. Attenzione, appunto, questi sono esiti anagrafici sostanzialmente, però se uno si sposta e non lo dice, non è che. Gli unici dati raccolti erano i carabinieri di Firenze, diretto, eccetera, eccetera, quando si parlava dell'omicidio Rontini-Stefanacci. Al foglio 52 la scheda di accertamenti relativi a Martelli Guido, residente in via di Giogoli 10, nipote di Martino, proprietario, indicante quale motivo della segnalazione in lettera anonima. Allegata alla scheda vi era una relazione di servizio recante la data del 29-8-84, priva di firma in calce, nella quale si leggeva: Oggi 29 mi sono recato in via di Giogoli al civico presso l'abitazione del signor Martelli Guido. Per accertamenti notavo che il cancello era chiuso a chiave. Dopo alcuni minuti è arrivato tale Martelli Nerio, fratello di Guido, che dopo essermi presentato, eccetera, gli chiedo se c'era lui il fratello, mi diceva che non c'era in casa e anche lui lo stava cercando. Mi diceva che non sapeva se farmi entrare vista l'assenza di suo fratello. Dopo le insistenze riuscì a farmi a portare da suo fratello che si trovava all'interno del giardino a effettuare alcuni lavori. Gli spiegavo di cosa si trattava, lui mi diceva di non potermi aiutare in quanto non aveva mai visto il soggetto da me indicato comportarsi in detto modo. Non si capisce bene il detto modo, sarà comunque il Rolf. Alla domanda se in quell'abitazione vi avesse mai abitato una donna tedesca o svizzera, lui rispondeva con sicurezza di no, e lì sappiamo che ci ha abitato. Io sapevo benissimo che tempo addietro vi era detta donna, che vi abitava con suo marito di provenienza inglese. Un ambiente classico di quella zona, un ambiente teutonico olandese anglosassone. Confidenza dataci da persona degna di fiducia. Faccio inoltre presente che alla stazione carabinieri di Scandicci il comandante ha asserito che tempo addietro trovarono all'interno della sua tenuta un'autovettura con a bordo un uomo carbonizzato e che quel caso rimase un po' dubbio. Io vorrei dire alla faccia del caso dubbio, cioè qui siamo in presenza dell'ennesimo personaggio che nel circondario o nell'ambiente largamente inteso dei delitti del mostro muore bruciato nella macchina. E questo, insomma, vale una sola coincidenza, ragazzi. Che dire di questa villa? Beh, continueremo sul tema, però qui non si capisce chi sia andato dove, perché le risultanze anagrafiche, cioè, sono. Ve lo dico perché ho lavorato per anni con l'anagrafica, sono quelle che sono. Normalmente il cittadino cambia casa, lo dice e va a segnarsi, ma il cittadino medio, ma in generale molte persone si spostano, non lo dicono e risultano irreperibili per sempre.